Benvenuti a tutti, benvenuti alla decima giornata nazionale per la cura dei disturbi dell'alimentazione. Iniziamo con un saluto di benvenuto da parte della dottoressa Sandra Sassaroli, direttore sanitario del CIP Milano. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Questa è una, mi sembra noi, che questo seminario sia estremamente importante. Perché? Perché l'esperienza dell'essere genitori di un disturbo dell'alimentazione di una ragazza o di un ragazzo con disturbo dell'alimentazione è un'esperienza importante per chi la vive come genitore, ma anche per le ragazze che in quel momento stanno soffrendo. I genitori hanno un sacco di ruoli in queste circostanze, devono accorgersi in tempo del problema e questa cosa che ormai di disturbi dell'alimentazione si parla così tanto rispetto a quando io ho cominciato da giovane a fare la psichiatra è fondamentale perché noi ci rendevamo conto che c'erano dei genitori disperati con delle ragazze ormai in fasi gravissime e pensando ancora che fosse una malattia organica. Quindi molto si è fatto, grazie anche a Fiocchetto Lilla e a tutte le strutture che si occupano di questi disturbi per far sì che i genitori si accorgano molto presto. Poi devono convincere a curare o aiutare la ragazza a convincere a curarsi e starle vicino. Stare vicino alla ragazza, ma anche stare vicino a chi cura, ai clinici, perché l'alleanza dei genitori con i clinici è un aspetto fondamentale da un punto di vista delle risorse per la guarigione. Noi, quando ci troviamo davanti genitori che non sanno stare vicino, o semplicemente per paura o perché non sanno bene cosa fare, spesso il lavoro diventa molto più difficile. Poi, come ultima cosa che volevo dire e ci tengo molto, non dimentichiamoci, e i genitori non si dimentichino, che una ragazza, anche la più irritante, anche la più cocciuta, anche la più arrabbiata con la mamma o col papà, sta in quel momento passando un grave fase di sofferenza mentale, ha ansia, ha depressione, ha colpa, è completamente spaesata e non sa bene come uscire da quella stanza in buio in cui non sono riuscita, in cui è andata a mettersi. E quindi è fondamentale avere in quel momento i genitori dalla propria parte. Ecco, in un modo o nell'altro, ogni genitore aiuterà nel modo che sa, però che i genitori abbiano la consapevolezza che possono e devono essere una risorsa è per noi tutti fondamentale. E con questo io vi ringrazio molto di avermi ascoltato e vi saluto. Grazie per questo saluto di benvenuto, per questa introduzione. Il tema di oggi è proprio rivolto ai genitori di persone che hanno un problema alimentare, no? Noi sappiamo che i disturbi dell'alimentazione coinvolgono molto la famiglia, hanno un'influenza molto importante sui genitori. In particolare, spesso i genitori riportano difficoltà gestionali inerenti proprio al problema alimentare del proprio figlio, della propria figlia, o ci riportano anche delle problematiche relazionali che sono legate a questo problema. Ecco, l'obiettivo dell'evento di questa sera è proprio di fornire ai genitori in ascolto dei suggerimenti pratici rispetto a quelle che possono essere le difficoltà, un modo efficace per affrontare le criticità e per divenire una risorsa per i propri figli. Quindi l'incontro di questa sera sarà strutturato in tre momenti. Il primo momento sarà una panoramica che ci offriranno i professionisti del CIP Milano Navigli rispetto a quelle che sono le strategie efficaci per la gestione delle principali criticità e ci daranno una prospettiva multidisciplinare. Infatti abbiamo con noi psicologhe, psicoterapeute, nutrizioniste, dietiste. Poi avremo in un secondo momento la proiezione di una videotestimonianza
testimonianza di due genitori, di una ragazza che ha risolto il proprio problema alimentare, e infine concluderemo con uno spazio dedicato alle domande da parte vostra, da parte del pubblico. Quindi per avviarci a questo primo momento con i professionisti del CIP, ve li presento. Abbiamo con noi la dottoressa Maria Luisa Colantonio, psicologa. Salve, buonasera a tutti. Abbiamo la dottoressa Laura Zagarese, psicologa. Buonasera. La dottoressa Martina Tramontano, psicologa psicoterapeuta. Buonasera a tutti. La dottoressa Laura Ranzini, psicologa psicoterapeuta. Buonasera. La dottoressa Chiara Ramponi, dietista. Buonasera a tutti. E infine la dottoressa Cristina Mianti, biologa nutrizionista. Buonasera a tutti. Eccoci, ci siamo tutti. Allora, partiamo con una domanda alla dottoressa Colantonio. Chiedo, quali sono i tre campanelli di allarme a cui bisogna che prestino attenzione i genitori per riconoscere un iniziale problema alimentare del proprio figlio? Sì, grazie mille, dottoressa Nocita. Allora, all'inizio per i genitori può essere difficile capire che il proprio figlio possa iniziare a soffrire di una problematica alimentare, perché i giovani spesso tendono a nascondere i comportamenti della malattia, ed anche perché nella nostra cultura l'essere magri e seguire le diete è ben accettato e approvato. Il confine tra quella che può essere considerata un'innocua attenzione per la dieta e per le forme del corpo e l'inizio di un'insorgente malattia non è sempre facile da stabilire. Il genitore comunque può osservare tre principali cambiamenti nei propri figli, che sono tre segnali d'allarme riconducibili all'esordio della problematica alimentare. Il primo cambiamento che si può osservare è un cambiamento nel modo di pensare, ovvero il genitore può vedere nel figlio che per il ragazzo o la ragazza acquisisce un'estrema importanza il peso e le forme del corpo. Infatti si iniziano ad osservare che si è preoccupati di più per l'immagine corporea, che vi è un'insoddisfazione nel proprio corpo, c'è un desiderio di magrezza, tanto che il figlio inizia a giudicare se stesso, il proprio valore, solo sulla base di essi. Un altro cambiamento è un cambiamento nel comportamento, ovvero dato che il figlio dà una enorme importanza al corpo e al peso, iniziano a mettere in atto quei comportamenti che sono finalizzati alla perdita di peso, come la dieta ferrea, iniziano appunto a voler fare una dieta, o all'esercizio fisico che può diventare eccessivo. E in risposta a questi comportamenti restrittivi o anche a stati di sofferenza emotiva ci possono essere, possono comparire episodi di abbuffata, quindi di perdita di controllo del cibo, con il cibo, e conseguenti poi comportamenti di compenso per eliminare il cibo assunto, come appunto può essere il vomito o l'utilizzo di lassativi e diuretici in maniera impropria. Un altro cambiamento che si può osservare, che è un segnale fisico, e la perdita di peso. La perdita di peso rappresenta il sintomo fisico più caratteristico relativo a un comportamento di restrizione alimentare. Oppure il genitore può osservare nel proprio figlio un aumento del peso che potrebbe segnalare appunto un problema di alimentazione incontrollata. E questo, riassumendo, sono i tre principali campanelli d'allarme a cui il genitore può fare attenzione, così che può intervenire subito. Bene, prego. Sì. Quindi una volta invece individuato che il proprio figlio presenta uno o più di questi campanelli di allarme, no? Quindi si individua qualche indizio di un disturbo dell'alimentazione, a quali professionisti possono rivolgersi i genitori per accertare che ci sia un vero e proprio disturbo dell'alimentazione, dottoressa Zagarese?
Salve, grazie dottoressa Nocita. E sì, beh, sicuramente si può dire che nel momento in cui ci si trova di fronte a quelli che sono i campanelli d'allarme che sono stati definiti prima dalla mia collega, la dottoressa Colantonio, e dunque di fronte ad una possibile problematica alimentare, si può vivere un senso di confusione, di incertezza. Quindi il nostro primo consiglio sicuramente è quello di rivolgersi ad una figura di un alla figura di un medico o al proprio medico di base, in modo che venga effettuato un primo filtraggio della problematica, quindi accogliendo quella che è la richiesta di aiuto, le osservazioni e le preoccupazioni della persona e della famiglia, così da tradurle in una prima valutazione diagnostica e dunque nei vari interventi necessari. Un secondo consiglio invece è quello di affidarsi a dei centri presenti sull'intero territorio nazionale. Si parla sia di centri convenzionati o meno, appunto, con il sistema sanitario nazionale, però l'elemento fondamentale a cui noi chiediamo di porre attenzione è che questi sistemi, questi centri siano appunto specializzati nelle problematiche alimentari e che mettano in atto quello che sono comunque dei trattamenti secondo dei protocolli che sono evidence-based, cioè appunto supportati dall'evidenza scientifica e quindi empiricamente efficaci. E un ulteriore suggerimento è di scegliere dei centri che prevedano quello che è un lavoro svolto da un'equipe multidisciplinare, quindi un'equipe che preveda la presenza almeno di un medico, un dietista e uno psicoterapeuta, in modo da poter sostenere al meglio la singola persona e la sua rete familiare con un lavoro che sia a 360 gradi proprio. Bene, grazie, grazie per questi suggerimenti. Beh, provando a pensare lo step successivo, no? Quindi un genitore ha individuato degli indizi, no? Ha capito a quali professionisti rivolgersi. Adesso chiedo alla dottoressa Tramontano, una volta accertata la diagnosi, no? Del disturbo dell'alimentazione, come si possono orientare i genitori alla ricerca del trattamento più adeguato? Okay. Allora, mi rendo conto che rispetto ai trattamenti c'è sempre una moltitudine di informazioni che arrivano un po' dalla rete o da professionisti che si conoscono. Quindi per orientarsi un po' rispetto a tutte queste informazioni che i genitori hanno, il consiglio è quello sempre di orientarsi verso terapie che sono raccomandate dalle linee guida internazionali, ossia quelle terapie la cui efficacia è stata dimostrata, perché sono stati fatti tanti studi clinici che hanno appunto dimostrato che quei trattamenti sono efficaci ed adeguati per il problema alimentare. A questo proposito, il National Institute for Clinical Excellence ha pubblicato nel 2017 un aggiornamento completo di quelle che sono le linee guida che forniscono proprio delle raccomandazioni su quali sono i trattamenti di eccellenza per le persone che hanno disturbi dell'alimentazione. E i trattamenti che indica come prima scelta sono, per quanto riguarda gli adulti con bulimia nervosa, il GSH, che è un tipo di terapia di autoaiuto che è basato sulla terapia cognitivo-comportamentale. Poi per gli adulti con anoressia nervosa c'è il mantra. Per gli adolescenti con anoressia o bulimia c'è la terapia basata sulla famiglia e poi per tutte le categorie diagnostiche, quindi per qualsiasi tipo di disturbo e anche un po' per tutte le fasce di età, è stata indicata la CBTE, che è la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, che è anche quella che utilizziamo qui nel centro. E si tratta di una terapia che è molto focalizzata sulla psicopatologia del disturbo alimentare e che è una terapia di tipo individuale e anche personalizzata, cioè nel senso che viene un po' cucita a misura per ogni singola paziente, perché prevede una serie di strategie e di procedure che vengono implementate in maniera sequenziale, ma che vengono anche decise sulla base di quali sono le caratteristiche del paziente e della sintomatologia che comunque porta. Inoltre viene utilizzato, come anche raccomandato, un approccio di tipo molto cooperativo,
quindi nel senso che viene sempre scelto con il paziente cosa lui si sente in grado di fare, quindi di ogni strategia e procedura che viene implementata comunque si discutono i pro e i contro e anche si dà un razionale in modo che sia il paziente che poi decida di farlo. Si tratta di un format individuale che però prevede anche il coinvolgimento degli altri significativi. Nel caso degli adolescenti, di solito i genitori vengono sempre coinvolti nel corso della terapia, mentre nel caso dei pazienti adulti, di solito si coinvolgono se possono diventare una risorsa all'interno del cambiamento, quindi se possono avere un ruolo importante. Poi diciamo l'altro aspetto era appunto l'equipe multidisciplinare che sicuramente è fondamentale nella scelta del trattamento, ma è stata già messa in evidenza dalla dottoressa Zagarese. Bene, grazie per queste indicazioni. Quindi diciamo che rispetto a quello che ci ha presentato la dottoressa Tramontano, i trattamenti di prima scelta per tutte le categorie diagnostiche e per tutte le età riguardo ai disturbi dell'alimentazione sono dei trattamenti individuali, no? E ci ha fatto un particolare riferimento alla CBTE. Ecco, una domanda che potrebbe essere utile riflessione per i genitori che rivolgo alla dottoressa Ranzini è: all'interno di un trattamento individuale, ok, come possono i genitori comunque rappresentare una risorsa per il cambiamento del proprio figlio? Grazie mille per la domanda. Allora, sicuramente abbiamo detto che per esempio la CBTE, che è la terapia che adottiamo nel nostro centro, è una terapia individuale. Però non dobbiamo dimenticarci che i dati di ricerca ci dicono che la reazione dei genitori rispetto al problema alimentare del proprio figlio o della propria figlia può influenzare in maniera positiva o negativa l'esito del trattamento. Quindi i genitori in realtà hanno un ruolo molto importante e possono appunto diventare una risorsa attiva all'interno del percorso di cura, cioè possono avere un ruolo significativo nell'aiutare il proprio figlio o la propria figlia ad affrontare proprio alcuni aspetti specifici della psicopatologia del problema alimentare. Ovviamente sarà compito del terapeuta che ha in carico la persona che soffre del problema alimentare, spiegare gli aspetti, diciamo, razionali, quindi irrazionale delle varie procedure e anche come essere di aiuto in modo pratico. Penso a procedure specifiche come possono essere l'alimentazione regolare o il recupero del peso, si condivide quindi con la persona che ha il problema alimentare come i suoi genitori potrebbero essergli di aiuto e una volta fatto questo passaggio lo si discute tutti assieme in modo che si possano fornire indicazioni specifiche su come appunto essere una risorsa. Questo sulle procedure specifiche. In generale è poi importante che si possa creare un ambiente familiare che faciliti il cambiamento, quindi un ambiente in cui ci sia un clima sereno, in cui si possa trascorrere del tempo insieme, in cui ci sia appunto un sentirsi accolti e in cui si possa appunto condividere delle attività e dei momenti anche senza parlare del problema alimentare. In generale mi viene da dire forse una delle cose più importanti è anche trasmettere al proprio figlio, alla propria figlia la fiducia rispetto al fatto che potrà superare il problema alimentare. Sì, infatti questo è un punto cruciale che rivedremo anche nel secondo momento in cui si proietterà la videotestimonianza dei due genitori, no? Il tema della fiducia per il cambiamento, per il miglioramento. Bene. Beh, poi ci sono delle domande che spesso ci rivolgono i genitori rispetto al momento specifico del pasto, no? Quindi le criticità legate al consumo dei pasti a casa. Quindi chiedo alla dottoressa Ramponi come dietista di darci alcune indicazioni per gestire questo momento critico, il pasto che viene consumato a casa.
Ok, grazie per la domanda. Esatto, appunto il momento del pasto, ma anche il momento immediatamente successivo al pasto stesso, sono momenti di grande difficoltà sia per chi lo vive in prima persona, sia per chi è accanto a una persona affetta da un disturbo dell'alimentazione. Per poterlo vivere più serenamente, la prima strategia utile è quella di arrivare ai pasti già preparati, preparandosi in anticipo. È quindi utile e importante coinvolgere il proprio figlio nella decisione del menù e nella pianificazione dei vari pasti, cercando di inserire assieme a lui gli alimenti che si sente di riuscire a gestire senza eccessive difficoltà e concordando anche assieme a lui la porzione di consumo. Dunque, poi durante il momento stesso del pasto è importante portare a tavola unicamente quanto concordato, sia in termini di qualità che di quantità degli alimenti. Una seconda strategia per poter vivere con più serenità questo momento è quello proprio di creare un clima sereno, un clima disteso a tavola. Come fare questo? È importante quindi mantenere attiva la conversazione su vari argomenti però che escludano il cibo, l'alimentazione e le forme corporee. In questo modo si aiuta il proprio figlio a distogliere la propria attenzione, il proprio pensiero da quello che ha nel piatto e lo si aiuta poi a concentrarsi su altro. Un terzo punto è quello di conoscere e sapere come gestire eventuali difficoltà che potrebbero appunto presentarsi. In questo caso è bene evitare, è meglio non costringere il proprio figlio a mangiare, perché questo potrebbe essere controproducente, quindi non lo si costringe, ma gli si rimanda che sta consumando solamente quanto è stato pianificato precedentemente assieme. Queste difficoltà potrebbero poi anche essere intensificate anche dall'estrema sensazione di ripienezza che vostro figlio può provare sia durante il momento stesso del pasto sia successivamente al pasto. Anche in questo caso è bene rimandargli che queste sensazioni non derivano unicamente da segnali interni, quindi da quanto, da che cosa ho mangiato, ma possono anche essere fortemente influenzate da stimoli emotivi come possono essere l'ansia, la preoccupazione o anche dalla condizione, se presente, di sottopeso. Infine, come ultima strategia, è quella di non dimenticarsi del dopo pasto, perché appunto anche questo momento può essere pieno di angoscia e di preoccupazioni. È quindi utile aiutare il proprio figlio a organizzarsi anche questo momento, riempiendolo con attività che siano al contempo piacevoli e distraenti. Grazie, grazie mille. Beh, un'altra delle domande che spesso arriva da parte dei genitori è relativa al pasto consumato fuori dal contesto casalingo, quindi spesso rappresenta una grande criticità, no? Condividere i pasti con il proprio figlio o la propria figlia fuori casa. Quindi chiedo alla dottoressa Amianti se può presentare delle strategie utili per gestire questa particolare situazione. Certo, grazie per la domanda. Allora, quando il proprio figlio vive un disturbo alimentare, diciamo che tutta la famiglia viene inevitabilmente coinvolta e quindi si osserva come una banale occasione di uscita fuori casa per un pranzo, una colazione oppure per un aperitivo, può rivelarsi una esperienza estremamente complessa, proprio perché per la persona che soffre di un disturbo alimentare viene percepita come emotivamente molto stressante. E di solito la prima reazione che si mette in atto è quella della fuga. Si vuole trovare una banale scusa per poter evitare le relazioni sociali. Ma poi ciò che scaturisce è il senso di colpa e quindi un senso di frustrazione. E quindi si instaura un circolo vizioso. Allora il genitore come può venire in aiuto? Sicuramente può cercare di supportare la propria figlia o il proprio figlio proprio perché si possa pianificare insieme l'uscita e non lasciare tutto al caso, all'imprevisto, cosa che invece potrebbe sicuramente aumentare il senso di ansia e di turbamento.
Invece la pianificazione permette di avere un maggiore controllo e quindi abbassare il più possibile i livelli di ansia. E per fare ciò, il mio suggerimento è quello di lavorare su tre momenti particolari: il prima, il durante e il dopo l'uscita stessa. Quindi vediamo insieme come poter organizzare ciò che appunto può precedere l'uscita. Sicuramente può essere molto utile contestualizzare l'evento uscita in sé, definendo proprio quelli che potrebbero essere tutti gli aspetti che comportano l'uscita stessa, quindi conoscere il luogo in cui si andrà, che sia un ristorante, un bar, un sushi, che tipo di menù viene proposto, quali sono i pasti, magari si possono vedere semplicemente scaricando il menù online oppure chiedendo a delle persone che sono già state lì, che possono dare dei suggerimenti. E tutto questo serve proprio per poter organizzare, prima ancora di recarsi sul posto, un pasto concordato con il proprio figlio, così che possa accettare di buon grado l'uscita. Un altro momento molto importante è il pasto stesso dell'occasione in cui si è fuori a pranzo, a cena. E qui la rete di familiari e amici è molto importante proprio per fornire il supporto alla persona che soffre del disturbo alimentare, proprio perché si può cercare di vivere insieme questa difficoltà. E come diceva poco fa la mia collega, i temi che si possono discutere a tavola devono essere sicuramente diversi dal tema cibo, dal tema percezione corporea. Quindi anche qui il mio suggerimento è proprio di evitare di parlare di cibo, ma parlare di temi completamente diversi che permettano proprio l'evasione della persona stessa. Quindi parlare di viaggi, di libri, di musica o anche di gossip può aiutare a distrarre la persona dal pasto e quindi favorire proprio un pasto più piacevole. E anche in questo caso il dopo pasto assume un ruolo molto importante, proprio perché rappresenta un momento critico da non sottovalutare, perché è il momento in cui potrebbero subentrare i sensi di colpa, l'angoscia, l'ansia per essere usciti, per essere usciti anche dalla zona di comfort della propria casa, e quindi potrebbero anche essere messe in atto delle condotte compensatorie. Quindi il genitore può essere di grande aiuto per supportare la propria figlia o il proprio figlio anche qui ad organizzare delle attività postprandiali per distrarre l'attenzione del proprio figlio sul cibo. Bene, grazie a tutti voi per questi consigli molto pratici e spero utili per le persone in ascolto. Adesso ci spostiamo verso il secondo momento di questo incontro e condividiamo con voi la videotestimonianza di due genitori di una ragazza appunto che ha risolto la problematica con il cibo. Quindi datemi soltanto un attimo e condividiamo con voi questo video. Abbiamo il piacere di intervistarvi per raccogliere una vostra testimonianza circa il ruolo dei genitori nell'affrontare un disturbo alimentare del proprio figlio. Okay. Bene. Allora, inizio rivolgendo una domanda a lei, mamma. Quindi, tornando un po' indietro nel tempo, cosa ha significato per voi scoprire che vostra figlia soffriva di un problema alimentare? È stato un momento molto difficile, per me è rappresentato un fallimento come mamma perché avendo seguito mio marito per lavoro, quindi avendo girato diverse città d'Italia,
ho scelto di dedicarmi alla famiglia, quindi ovviamente stare attenta anche all'alimentazione in generale, proprio tutto quello che riguarda il cibo, per me rappresentava una forma di amore, di affetto. Quindi quando è successa questa cosa, ripeto, è stato è come una freccia nel bersaglio, perché mi sono sentita di aver sbagliato qualcosa. Ok, questo rappresenta un po' il vissuto di entrambi voi genitori o quello propriamente suo? Penso che più che altro sia mio, questa sensazione che ho provato. Forse mio marito l'ha vissuta in un'altra dimensione. Ci vuole dire sì, qualcosa? Allora, è chiaro che quando capita in casa un problema del genere, crolla il mondo. Del mondo e, come dire, ti interroghi, no, su cosa hai sbagliato come genitore. Io credo che questo sia il primo messaggio da dare ai genitori, cioè non c'è niente di sbagliato, perché poi, e l'altra cosa è non ascoltare le altre storie, perché ognuno ha il proprio percorso di guarigione e di sostegno, perché altrimenti poi si va nel senso di colpa e questa è la cosa peggiore. E si peggiora anche una situazione in cui c'è bisogno di presenza e di riconoscere quello che c'è e cercare di sostenere senza trovare la soluzione, perché soprattutto noi papà cosa succede? Vediamo il problema, no? E cerchiamo subito una soluzione. La soluzione non viene dal papà o dalla mamma, così come la colpa non viene dal papà e dalla mamma, no? Quindi l'altra cosa è un grande smarrimento, una paura fortissima di perdere tua figlia, perché io penso delle cose peggiori sia vedere un figlio che stia morendo. E questo è qualcosa che ovviamente un mondo che ci crolla. La cosa peggiore è ascoltare le storie degli altri, dire è colpa del papà, della mamma, potevo dire, potevo fare. No, non è così, perché le cause, come ci avete sempre detto voi, sono tante e diverse, possono essere, non sempre è necessario trovare la causa, ma l'importante è trovare dal momento della consapevolezza il sostegno che il genitore può dare, senza che per il papà che si trovi una soluzione, perché la soluzione non la trovano i genitori, la soluzione la trovano approcci appunto professionali capaci di gestire, supportare e poi risolvere in un percorso questa tematica. Grazie. Adesso rivolgo una domanda proprio a lei, papà. Quali difficoltà avete incontrato prima di arrivare al centro disturbi dell'alimentazione? La difficoltà è uno smarrimento, un disorientamento, è come una persona che cammina, a un certo punto ti crolla qualcosa addosso, ti senti una bastonata addosso. Quindi la difficoltà è di da un lato la volontà a volte sbagliata di trovare sempre una soluzione, perché vedi che tua figlia non mangia e quindi il papà dice ok, è un problema, la soluzione è mangiare, no? Ma non c'è una logica in questo senso, c'è qualcosa di molto più profondo. Quindi la prima difficoltà è di trovare dei riferimenti, poi noi avevamo cambiato città, quindi un po' di difficoltà. Per questo anche l'incontro con voi è stato importante, perché ci avete presentato un percorso strutturato, un protocollo, e questo è stato per noi davvero il primo efficace riferimento per uscire dalla nebbia e dalla paura e per avere anche una speranza di una guarigione. Ok, quindi smarrimento come difficoltà principale, disorientamento. Paura, disorientamento, poi la mente vaga, no? Vedere questo corpo quasi scheletrico in casa, e quindi poi la mente ti porta anche a pensare, a immaginare scenari peggiori, e quindi il fatto di avere dei riferimenti è come quando insomma, si va per mare, bisogna fare anche un po' il punto rotta e capire dove siamo per poi capire in quale direzione andare. Certo. Noi sappiamo bene che i genitori se ne accorgono molto prima del figlio o della figlia, no? Che qualcosa non sta andando esattamente per il meglio, no? Quindi il rapporto col cibo sta cambiando, c'è un corpo che, come diceva lei, si sta modificando. Ecco, poi la difficoltà, una delle maggiori difficoltà è quello di aiutare questo figlio, questa figlia a intraprendere un percorso di cura. Quindi, superato il momento dello smarrimento, ho di fronte un riferimento che mi traccia, no, il percorso di cura più adeguato, poi lo scoglio,
è quello di aiutare il proprio figlio o la propria figlia a intraprendere un percorso di cura. Ecco, cosa le è stato d'aiuto per aiutare sua figlia? Allora, nel caso specifico di nostra figlia, quando lei, nel momento che anche lei si è resa conto che non stava bene, ha chiesto aiuto. E credo che sia stata la forza più grande, proprio il desiderio di uscire da questa malattia, proprio da parte di nostra figlia. Proprio desiderava, e forse perché si sentiva più sicura, una struttura che l'accogliesse, che le dicesse cosa doveva fare e come doveva fare. Quindi, se ho capito bene, magari è stato utile sostenere quella richiesta d'aiuto, esatto, che è arrivata dalla, esatto, ragazza. Sì, 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 direi proprio sostenere la sua richiesta d'aiuto, che poi anche per noi ha significato, è stata molto importante, perché non avremmo saputo che cos'altro fare, quindi è stato importante anche per noi poter contare su la clinica, insomma, su di voi, noi lo chiamiamo CIP. Sì, la sigla. E qui al CIP la vostra ragazza ha seguito un percorso di cura individuale, no? Nonostante voi non foste stati mai diretti protagonisti di questo percorso di cura, ecco, come siete riusciti a esserle di supporto? Questo lo chiedo, sì, a lei. E questo è l'aspetto più importante, perché rispetto forse il papà rispetto alla figlia, ma rispetto ai figli vogliono trovare subito delle soluzioni, no? E quindi invece, come dire, la soluzione non è un fare per i genitori, non c'è un fare, ma c'è uno stare con presenza, con amore, no? Questa è l'unica cosa che mi sentirei di dire, e far fare, perché questo è un approccio, è una malattia e serve un medico, no? Come quando c'è una malattia, a volte c'è il rimedio della nonna che funziona, ma la presunzione che funzionino sempre i rimedi della nonna non va bene, insomma. E quindi questa difficoltà che abbiamo avuto nell'accettare che l'unica cosa che potevamo fare era un non fare, un non intervenire. Questa è la cosa importante. E anche rispettare il protocollo, perché chiaramente noi durante il percorso volevamo sapere il peso, eccetera, vedevamo, poi la Sofia non ci raccontava molto a questo punto di vista. Quindi è il fidarsi e l'affidarsi comunque a un metodo che poi vedevamo che stava funzionando, no? In termini di recupero peso, anche in termini di umore, no? di nostra figlia. Quindi direi questo, il sapere che c'è un metodo, un approccio che funziona, perché appunto ci avete detto appunto che è un metodo scientificamente provato, e rispettare il protocollo, rispettare il metodo e rispettare la nostra figlia che sta facendo questo percorso. Quindi è un sostenere, a volte senza parlare troppo, perché a volte noi vogliamo intervenire, ma perché è normale, vedi tua figlia che non mangia e ti dici, ma scusa, perché non mangi? Ecco, il tema non è chiedersi perché, ma è dire rispetto il percorso che stai facendo, io ci sono, sono qua. Ci sono qui da papà, ci sono qui da mamma, papà. Poi ti supporto rispettando anche il tuo spazio di cura, il tuo percorso di cura. E se posso dire, questo è un passaggio importante, perché cambia anche l'approccio all'educazione dei figli, in termini di maggior rispetto e di presenza rispetto a un fare, a un aiutare il figlio, poi con aspetti anche positivi anche rispetto al fratello, no? Questa cosa ci ha unito forse di più anche come nucleo familiare, e anche nel rapporto tra figlio e figlia, no? C'è stata una maggiore intimità e un maggior rapporto tra loro fratelli, sì, sì. Beh, voi dicevamo non siete mai stati diretti protagonisti del percorso di cura, tuttavia vi è stato dedicato sempre uno spazio, no? Sia per portare delle problematiche più riferite al quotidiano, sia per ricevere, no, delle indicazioni, no, sulla gestione di queste problematiche. Ecco, chiedo a lei, mamma, quali indicazioni tra quelle che ha ricevuto secondo lei si sono rivelate più efficaci?
Allora, io credo che la cosa più efficace per quanto mi riguarda è stato rispettare il protocollo e comunque rispettare quello che ci avete detto subito dall'inizio, ossia che la terapia riguardava nostra figlia, che noi dovevamo essere presenti, ma senza interferire, perché comunque era corretto così. Come ha detto lei, ogni qualvolta ci avevamo un dubbio, potevamo scrivere una mail alla psicologa che seguiva nostra figlia, e quindi ricevevamo, venivano sempre accolte tutti i nostri dubbi, anzi potevano essere uno spunto poi durante la seduta di psicoterapia. E poi regolarmente noi siamo venuti in condivisione con nostra figlia per conoscere quelli che erano i progressi del suo percorso. Quindi direi che sicuramente la cosa più significativa è il protocollo, che può sembrare, e lo è stato per certi versi, una rigidità, ma in realtà si è rivelato poi efficace. Bene, lei invece come cosa ha sentito che l'ha aiutata per divenire una risorsa per sua figlia in questo percorso di cambiamento? Come persona o come... Come genitore. Come genitore. Ma questo, ripeto, il metodo funziona, chiaramente serve la volontà della persona di intraprendere questo percorso, che è un percorso non facile, è un percorso che ha i suoi momenti di soddisfazione ma anche momenti di sconforto, quindi questo è, e quindi è un po' come quando, come dire, quello che ci ha sostenuto è un po' la speranza, l'amore per nostra figlia, e sapere che appunto qua trovava un porto sicuro, una casa, no? Quindi questo ci ha aiutato molto, insomma, come sempre poi le difficoltà sono difficoltà quando sai che non c'è una soluzione, quando sai che c'è una soluzione o un percorso che porta a una soluzione, ecco, insomma, questo allora è il lasciar fare, come dicevamo prima, anche nell'accoglienza, nella presenza e nel rispetto anche del percorso fatto. Per concludere vi chiedo una riflessione rispetto a quali sono secondo voi gli obiettivi che insieme a vostra figlia avete raggiunto grazie al percorso di cura che ha seguito. Sì, allora gli obiettivi sono che nostra figlia ha finito il percorso, quindi e come ci avete detto poi è con il peso, poi con il recupero di peso che si hanno anche le energie per l'umore, per la gestione delle emozioni, eccetera. Quindi devo dire che il primo obiettivo è che nostra figlia adesso è fuori da questo percorso, l'ha terminato, un percorso intensissimo di un anno con le mie difficoltà, con quella luce di speranza che ci ha sempre accompagnato, ma anche devo dire con la soddisfazione di una figlia che poi fa una sua vita universitaria, il fidanzatino, eccetera. Quindi questo è molto importante. Non ultimo, insomma, anche questa metafora dell'orchidea, questa è un'orchidea che ci raccontava, non era messa benissimo, nostra figlia l'ha un po' curata e insomma a malincuore sta lasciando il centro perché ha finito il percorso e ha lasciato il bigliettino, magari ai posteri, ricorda di annaffiarmi, no? Esatto. È la migliore metafora di un fiore che sboccia, che rinasce, che rifiorisce in tutta la sua bellezza, insomma. Quindi questo penso per noi sia la miglior soddisfazione. Poi come sempre, insomma, dobbiamo essere genitori, usare la testa, usare l'amore e usare, come dire, non tanto le parole, ma come dire, l'intenzione di dare fiducia poi anche a... E anche, vuol dire, fiducia, ma anche riconoscere la forza che c'è dietro a questi momenti di difficoltà nei nostri figli. Questo. Sì, questo è un messaggio molto importante. Sì. Bene, io vi ringrazio molto per questo contributo molto prezioso e spero che sia... un messaggio di speranza, di coraggio per altri genitori che si trovano ad affrontare un problema alimentare del proprio figlio, della propria figlia. Grazie di cuore. Grazie al centro.
Ecco, dopo questa condivisione diamo spazio a commenti da parte del nostro pubblico, a domande. Vedo che ce ne sono alcune che sono già arrivate in chat, quindi diamo un po' uno spazio anche a chi non ha ancora scritto. Ponete pure dubbi che vi vengono in mente, ma anche dei commenti rispetto alle testimonianze che abbiamo appena condiviso. Allora, ad alcune domande ha già risposto la dottoressa Sassaroli, grazie. Emanuela ci chiede: credo possa essere importante approfondire come un genitore possa essere di supporto ed alleato al proprio figlio anche quando le strategie che avete suggerito non si riescono ad attuare, non vengono accettate o vengono accettate solo parzialmente. Allora, giro la domanda alla dottoressa Ranzini, che ci ha parlato un po' dei genitori prima. Prego. Grazie, allora sì, sicuramente è una domanda importante. Vedo che in realtà la dottoressa Sassaroli ha già un po' risposto e sono d'accordo, nel senso, prendendo anche un po' spunto dall'intervista che abbiamo appena visto, essere vicini e rispettare anche il fatto che alcune strategie magari non si riescano a mettere in pratica, quindi essere di supporto ed essere vicini con costanza, anche supportare in questo senso, anche come diceva la dottoressa Sassaroli nella risposta, non facendo in questo senso, perché a volte magari insistere troppo diventa magari problematico, ecco. Io credo però che il supporto, la vicinanza e il provare a rivolgersi a dei centri specialistici, a dei professionisti dedicati a queste problematiche possa essere molto importante. Bene, poi abbiamo una domanda da Alessia. Ci dice: mia figlia ha 17 anni e sta seguendo un piano alimentare, diciamo senza problemi evidenti, però psicologicamente, anche secondo la psicologa, risulta peggiorata. Siamo stati consigliati di fare una seduta da uno psichiatra, che faremo a breve. Ci è stato fatto capire che, a seguito opinione dello psichiatra, potrebbe subentrare anche un supporto farmacologico. Noi su questo aspetto, vista anche la giovane età, avremmo grossi dubbi. Vuole rispondere Martina? Ok, lo fare. Allora, prima cioè, di tutto bisognerebbe anche un po' sapere qualche informazione in più, se il piano alimentare che comunque sta seguendo è per il recupero del peso, perché comunque quando c'è un peso molto basso con tutta una serie di sintomi di malnutrizione, sono anche quelli che provocano un, diciamo, degli effetti sull'umore, e quindi ci vuole anche un po' di tempo per avere dei cambiamenti. Poi sicuramente intraprendere un trattamento e lavorare sul piano alimentare per questo paziente risulta molto faticoso, e quindi può aumentare in un primo momento comunque l'ansia, le preoccupazioni. Dal punto di vista del farmaco, come prima anche è stato detto, il disturbo alimentare è comunque un disturbo che riguarda diversi aspetti, quindi non riguarda solo un aspetto psicologico, ma riguarda anche un aspetto medico, fisico, e alcune volte c'è bisogno anche della parte farmacologica, perché sicuramente, essendo un percorso molto faticoso, avere l'aiuto di un farmaco dove serve può aiutare la paziente anche a, diciamo, affrontare il percorso, e quindi poi arrivare alla guarigione in tempi brevi e anche con una minor fatica. Quindi al di là della giovane età, credo che sia un processo, cioè, ovviamente questo deve essere valutato da un professionista, ed è per questo che in generale, come abbiamo già detto, è importante avere un'equipe multidisciplinare dove ci siamo tutti professionisti. Se il professionista crede che sia opportuno l'aiuto farmacologico, credo che sia importante acconsentire a questa scelta. Infatti, poi comunque in questo caso mi sembra si parli di una consulenza, quindi sarà poi
no, una valutazione specialistica del professionista che potrebbe andare nella direzione di una prescrizione farmacologica oppure no. Ok, c'è una domanda da parte di Luna, ci chiede di fare qualche esempio concreto di strategie del protocollo. Allora, ne abbiamo diverse. Se d'accordo la dottoressa Ramponi ci potrebbe illustrare la strategia dell'alimentazione regolare, che è una delle primissime strategie che viene proposta ai nostri pazienti. Sì, esatto, appunto una delle prime strategie è proprio quella dell'alimentazione regolare, ovvero del consumare durante l'arco della giornata i tre pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, intervallati da due spuntini, uno a metà mattina e uno poi a metà pomeriggio, e cercare di non consumare nulla tra i pasti. Un'altra indicazione è quella appunto di, quindi diciamo l'obiettivo è quello di non far passare più di 3 o 4 ore tra un pasto e l'altro, poiché questo diciamo ritardo nell'alimentazione potrebbe essere uno dei determinanti delle abbuffate e delle perdite di controllo. Un consiglio che mi viene da dare e un'altra strategia per implementare appunto questa procedura è quello della pianificazione, quindi pianificarsi in anticipo in un momento in cui si è un pochettino più sereni, un pochettino più tranquilli, questi 5 pasti, e poi sul momento stesso cercare di rispettare quanto pianificato precedentemente. Grazie. Poi c'è Nicoletta che chiede questo: quando nei genitori si vedono i colpevoli, come si fa a non odiarli, tra virgolette, o come si fa a perdonarli rispetto a colpe che hanno commesso involontariamente? Allora, prima si era fatto un cenno riguardo la multifattorialità, la multicausalità, no? Riguardo l'esordio dei disturbi dell'alimentazione. Ora, in parte ci sono dei fattori genetici, in parte ci sono dei fattori ambientali, in parte l'interazione degli uni e degli altri. Quindi quello che è importante avere in mente è che non è il singolo commento o il singolo atteggiamento del genitore a determinare l'esordio di un disturbo dell'alimentazione. Quindi poi laddove si rileva appunto una difficoltà di approccio da parte dei genitori, quello che è importante è accogliere le loro difficoltà e fare in modo di dar loro delle strategie efficaci in modo che si possano rapportare in una maniera che sia più utile per il proprio figlio o la propria figlia, partendo dalla consapevolezza che la strategia che hanno utilizzato fino adesso non ha prodotto dei buoni risultati, no? Però senza avere la convinzione, questo è un falso mito che ci sentiamo di sfatare, che l'esordio del problema alimentare o il mantenimento del problema alimentare sia legato esclusivamente ai genitori. Se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa in merito... Abbiamo altre domande... in chat Federica scrive: buonasera, noi stiamo intraprendendo adesso un percorso con una bambina di 10 anni con disturbo di anoressia nervosa e che si muove compulsivamente. Come calmarla in questo senso? Martina, prego. Allora, diciamo, riprendendo anche un po' diciamo quello che abbiamo detto prima, anche l'iperattività è comunque un sintomo legato alla malnutrizione o comunque che fa parte dell'aspetto del disturbo. Quindi lavorando sul recupero del peso, pian piano migliora anche quell'aspetto. Poi tramite il trattamento sicuramente, adesso non so nello specifico se hanno già intrapreso il percorso di cura, lo stanno intraprendendo o che tipo di trattamento farà, ma troveranno poi delle strategie che sicuramente aiuteranno man mano nel corso del percorso a diminuire anche questo aspetto. Sicuramente quello che può aiutare è cercare di, da genitori, passare del tempo con la bambina, cercando comunque di
di trascorrere del tempo sereno con lei, quindi di fare delle attività insieme che nel caso siano anche meno legate all'iperattività e che quindi in un certo senso possono un po' ridurre questo aspetto. Quindi cercare di coinvolgerla il più possibile in attività che siano meno legate all'aspetto di movimento e di iperattività. Sì, solamente un intervento brevissimo su attività piacevoli e distraenti, no? Le colleghe l'hanno riferito rispetto al momento del pasto, dopo pasto, eccetera. Quello che è fondamentale è che siano selezionate delle attività che siano piacevoli per quella persona, per quella ragazzina, per quella bambina. Quindi è importante, molto importante, cogliere quello che per lei è significativo, quello che per lei è gradevole, no? Che è diverso, no, da una bambina, da una ragazzina ad un'altra. Sì, concordarle ovviamente con la figlia in questo caso. Esatto. Poi Daniela, che è una nutrizionista, chiede un confronto su come gestire il paziente che ha difficoltà ad affrontare i cosiddetti cibi fobici, i cibi evitati. Cristina, vuoi risponderle? Sì, certo. Sì, sicuramente è un percorso che affrontiamo insieme, nutrizionista, dietista e psicoterapeuta, facciamo appunto insieme questo percorso per affrontare con il paziente, che deve essere parte attiva in questo percorso, l'evitamento del cibo, proprio per far arrivare pian piano la consapevolezza della dieta così restrittiva come un problema. Quindi si cerca di far ragionare proprio il paziente su quelli che sono i problemi causati da una dieta restrittiva e tutte quelle conseguenze anche legate proprio alla vita di tutti i giorni che vengono appunto causate dall'alimentazione stessa. E quindi piano piano insieme al paziente in un lasso temporale che è soggettivo si affronta il tema stesso dell'evitamento del cibo, un po' come la rottura di una regola autoimposta dal paziente, e quindi si cerca di portarlo piano piano a ragionare sul perché questo cibo fa paura, perché è collegato spesso alla paura dell'aumento del peso. E quindi si spiega piano piano al paziente che questo alimento può essere reinserito gradualmente all'interno di un pasto in un momento che lui considera come migliore. Quindi si pianifica, anche qui si torna a parlare di pianificazione, scegliendo insieme col paziente il momento migliore. Quando, quanto mangiare, che cosa fare quando il cibo avanza, che cosa fare prima e dopo aver mangiato il cibo. Quindi anche qui si torna a parlare di attività distraenti, proprio per cercare di affrontare insieme al paziente il reinserimento graduale del cibo che fino ad ora ha rappresentato un problema e che piano piano invece potrà diventare non più così fobico come lo era in partenza. Bene, grazie Cristina. Poi c'è una domanda per una figlia che soffre di un disturbo alimentare restrittivo. Abbiamo provato a decidere insieme il menù nei momenti tranquilli durante i pasti, però ciò che viene concordato non riesce a mangiarlo. Allora, andrebbe un pochino indagato meglio questa domanda, però magari già la dottoressa Ramponi qualche indicazione la può aggiungere rispetto al tema che aveva prima esposto. Prego, Chiara. Grazie. Esatto, andrebbe un pochettino approfondita questa domanda. Vedo che anche la dottoressa Sassaroli ha già risposto, ha suggerito nel caso di rivolgersi ad un'equipe che possa prendere in carico la propria figlia. Un suggerimento che mi viene da dare è quello di provare a rivedere assieme la pianificazione e provare inizialmente ad inserire unicamente quegli alimenti, definiamoli più tranquilli, che si sente di riuscire a gestire con
più serenità e più tranquillità, in modo tale da non andare a rendere ancora più difficoltoso il momento del pasto, che è un momento di per sé già pieno di grandi difficoltà. Quindi partire dagli alimenti più sereni per poi eventualmente, mano a mano, in accordo con la figlia, ampliare sempre di più questa scelta alimentare, comprendendo appunto le sue preoccupazioni, i suoi timori al consumo di determinati alimenti, ma facendole capire che non è il singolo alimento che può portare ad un aumento di peso e quindi in questo modo ampliare sempre di più la sua scelta alimentare, in modo tale poi da renderle poi più semplice anche il momento dei pasti. Grazie Chiara. Monica ci chiede come affrontare il problema sul nascere con una tredicenne che sta vivendo la sua adolescenza in un momento delicato come questo, credo intenda il momento storico che stiamo attraversando tutti. Il disturbo dell'alimentazione può nascondere un problema adolescenziale che si riversa sull'alimentazione? Dottoressa Lanzini. Grazie, sì, credo sia una domanda molto importante e allora sicuramente mi viene intanto da sottolineare che il fatto che si possa affrontare un problema sul nascere è una cosa molto positiva, si dice un indice prognostico positivo, per cui se si inizia un percorso di cura all'esordio di una problematica alimentare, gli studi, le ricerche ci dicono che è un fattore che ci fa pensare che il problema andrà più facilmente in remissione, quindi mi sembra un punto molto importante e positivo, se vogliamo. Sicuramente il momento attuale insomma non è facile e può portare un po' all'esordio di alcune problematiche e sicuramente all'interno di un percorso di cura si può capire insieme quali sono i meccanismi, quali sono i fattori che hanno un po' innescato il controllo sull'alimentazione, sul peso, dandogli appunto un po' un significato e capendo un po' cosa c'è, qual è il nucleo che poi porta a diversi comportamenti che si configurano come meccanismi di mantenimento. Bene, benissimo. Un'altra persona scrive: noi siamo in cura con una psicoterapeuta, purtroppo non stiamo risolvendo la situazione difficile, cerchiamo di essere sempre presenti con amore, ma l'evitamento del cibo è molto forte. Abbiamo tuttavia notato che se si gestisce da sola mangia di più. Beh, si metteva in evidenza un po', no? La necessità di controllo, il bisogno forte di controllo per le persone che soffrono di questa problematica, no? Quindi evidentemente, o comunque probabile, molto probabile, che nel momento in cui si autogestisce questa persona si sente più in controllo. Alla stessa maniera, se utilizziamo i pasti pianificati, condividiamo gli alimenti che faranno parte del menu della settimana, andiamo a fare la spesa insieme a nostro figlio, a nostra figlia, anche quello farà sì che si senta in controllo. E se qualche collega vuole aggiungere qualcosa, dottoressa Zagarese evidenziava prima, no, l'importanza di essere specialisti in problematiche alimentari, no? Delle volte con i migliori intenti si cerca di aiutare, no? La persona, però è necessario avere un'expertise molto specifica. Esatto, sì. E noi appunto puntiamo soprattutto e poniamo quello che è il focus attentivo proprio sull'avere un'equipe che sia multidisciplinare, e questo implica comunque appunto avere da un lato una presa in carico dal punto di vista sì psicologico, psicoterapeutico, ma anche appunto nutrizionale e medico, perché solo in questo modo effettivamente la persona viene presa in carico al 360 gradi effettivamente, e solo in questo modo effettivamente poi, come dicevano anche i miei colleghi prima, pianificando ad esempio un'alimentazione può mantenere quello anche che ha un maggior controllo rispetto a quella che è la sua situazione del momento.
C'è una domanda da Giorgia: quale trattamento si preferisce per il disturbo d'alimentazione incontrollata? Aveva fatto un cenno la dottoressa Tramontano su questo tema, quindi passo a lei la parola. Prego. Sì. Allora, diciamo, cioè come dicevo prima, rispetto ai trattamenti un po' considerati di eccellenza, sicuramente la terapia cognitivo-comportale migliorata è adatta a tutte le categorie diagnostiche e quindi in questo caso anche al disturbo da alimentazione controllata o da binge eating, come anche viene chiamato. Poi, diciamo, altri trattamenti, c'è anche quello di mutuo aiuto che molto spesso viene utilizzato, però se si rifà più a un trattamento con diciamo, l'inserimento di professionisti, sicuramente la terapia cognitivo-comportamentale. Poi diciamo che il disturbo dell'alimentazione incontrollata è un disturbo anche un po' che possiamo considerare ad ombrello, perché i processi di mantenimento che possono essere attivi sono tanti rispetto al nucleo psicopatologico di base, che riguarda un po' tutti i disturbi alimentari, che è quello dell'eccessiva valutazione comunque del cibo, del corpo e del controllo comunque dell'alimentazione in generale. Per quanto riguarda il disturbo di alimentazione incontrollata, essendo un po' un disturbo appunto d'ombrello, molto spesso anche dei processi di mantenimento di tipo emotivo o alcune volte anche di gestione di difficoltà degli eventi, tipo come gratificazione, possono essere introdotti. Per questo diciamo che la terapia cognitivo-comportamentale tende un po' a considerare tutti questi fattori. Ok, grazie Martina. C'è una persona che ci chiede come viene strutturato il percorso presso il nostro centro, la frequenza a settimana e se c'è un percorso degli hospital. Sì, allora principalmente noi abbiamo due percorsi di cura, un programma intensivo e un programma ambulatoriale. Il programma intensivo prevede una frequenza in struttura di 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, e ogni giorno una frequenza che parte dalle ore 13 fino alle 20. Per ogni giorno è prevista un'assistenza a tre pasti, pranzo, merenda e cena. Ci sono due sedute di psicoterapia a settimana, una visita medica a settimana e due visite nutrizionali a settimana. C'è poi un importante slot di tempo libero che viene supervisionato dalla dottoressa Zagarese e dalla dottoressa Colantonio, dove si svolgono delle attività destrutturate, dove appunto le ragazze possono portare un po' le loro passioni, i loro hobby, i loro interessi. Poi abbiamo il programma invece ambulatoriale, che prevede una frequenza e struttura che può essere di 1-2 volte a settimana, ed è incluso, sono incluse le sedute di psicoterapia individuali e le visite nutrizionali. Poi come appunto descrivevano le colleghe prima, a seconda del caso specifico, delle esigenze della singola persona, noi diciamo suggeriamo il percorso di cura più adatto, quindi in linea di massima, ecco, questi sono i programmi di cura che offriamo, sempre nel pieno rispetto di quello che è poi l'esigenza del singolo. Vediamo se ci sono ancora altre domande. Una psicoterapeuta, Licia, con formazione sistemico-relazionale, vorrebbe approfondire gli studi sui principali trattamenti. Quali consigliate rispetto alla zona del Lazio? Allora, adesso abbiamo anche la fortuna di avere tanti corsi che vengono tenuti online. Quindi dipende un po', ecco, se c'è questa disponibilità a seguire i corsi online, ci sono proprio dei corsi di perfezionamento brevi, dei master specifici per acquisire conoscenze e competenze per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione. Per esempio sulla CBT abbiamo il master del dottor Dalle Grave, della dottoressa Calugi. Se volete fare anche degli altri riferimenti, intervenite pure. Grazie al nostro direttore sanitario che è stato con noi
questa sera, che ci ha introdotto al tema di questo evento e ha risposto anche alle domande. Grazie, grazie davvero. Abbiamo ancora qualche minuto per rispondere eventualmente ad altri dubbi. Vediamo un po'. Qualcuno chiede rispetto al percorso intensivo, no, del centro diurno, questo significa non frequentare più la scuola? Per la ragazza potrebbe essere un'altra fonte di ansia, quest'anno ha la maturità. In realtà l'orario del centro diurno è strutturato in modo tale da dare la possibilità alle ragazze che ancora frequentano la scuola o anche l'università di poter svolgere la maggior parte del percorso appunto formativo, così come i propri compagni. È chiaro che va stabilito anche una sorta di scaletta di priorità, e quindi nel momento in cui la salute, insomma, è caratterizzata da qualche fragilità, noi riteniamo e sollecitiamo che venga risolto il problema di salute senza andare a scardinare quella che è la quotidianità della ragazza, però ecco, fare una valutazione di quelli che sono gli aspetti prioritari, no? Quindi magari questo può voler dire nel concreto uscire un'ora prima da scuola o mezz'ora prima, però per il resto la routine giornaliera non viene completamente stravolta. Poi c'è una domanda da Caterina: un corso sulla gestione delle emozioni può essere utile? Perché se non ho capito male è un po' anche questo il problema. Tramontano vuole... Forse si riferiva al, diciamo, quello che avevo detto prima. Allora, sicuramente una parte sulla regolazione emotiva può essere utile, infatti come dicevamo prima, anche diciamo, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata prevede un protocollo che si va poi a personalizzare sulla base del paziente. Quindi nel momento in cui c'è una difficoltà nel gestire le emozioni che poi può portare a delle perdite di controllo, c'è proprio un modulo sulle emozioni e anche sulla gestione degli eventi negativi che possono portare poi alle abbuffate. Oppure se esiste, cioè si riscontra più che altro nella paziente una vera e propria intolleranza alle emozioni, allora anche in quel caso c'è una parte di terapia che si può diciamo applicare a questa problematica. Quindi sicuramente le emozioni possono essere un fattore, non sempre è così, bisogna valutarlo sul paziente. Nel momento in cui c'è, sicuramente una parte sulla regolazione delle emozioni è importante. Sì, esatto, quindi prima si parlava di un trattamento individualizzato e ci colleghiamo a quello che appunto sta dicendo la dottoressa Tramontano, laddove si evidenzia per una specifica persona un problema peculiare, per esempio di intolleranza alle emozioni, di difficoltà nella gestione delle emozioni, uno dei moduli che verrà affrontato, che verrà incluso per il trattamento della persona sarà proprio relativo a questo aspetto. Qui c'è una persona che fa i complimenti per il webinar, molto chiaro, ricco di consigli, finalmente comprensivo anche della testimonianza dei genitori, ci vorrebbe anche quella di qualche paziente. Vediamo la notizia che abbiamo raccolto delle testimonianze di nostre pazienti, le trovate disponibili sia all'interno della nostra pagina Facebook, che Cliniche Italiane di Psicoterapia Milano Navigli, sia sul nostro canale di YouTube. In particolare sono due testimonianze di due ragazze che hanno iniziato il loro percorso di cura presso il CIP qualche mese prima della quarantena, del primissimo lockdown, quindi ormai un anno fa. Ok, poi Maria ci chiede se la presenza di eventi traumatici in anamnesi, ad esempio abusi sessuali, in quale fase del trattamento viene affrontata? Dottoressa Ranzini vuole rispondere. Certo. Sì, allora diciamo che per uscire da una problematica alimentare non è necessario, gli studi ci dicono che non è necessario affrontare le cause che possono aver diciamo portato all'esordio del problema alimentare stesso, anche perché, come dicevamo,
ci possono essere degli aspetti multifattoriali che portano allo sviluppo di un problema alimentare. Quindi la ricerca appunto ci dice che non è necessario andare ad affrontare questi aspetti per uscire dal problema alimentare, ma è necessario invece affrontare la psicopatologia specifica, i nuclei centrali e i meccanismi di mantenimento. Quindi questo non viene affrontato all'interno di un percorso di cura come il nostro, specialistico sul problema alimentare. Naturalmente, qualora questo aspetto dovesse rappresentare un aspetto di sofferenza, potrebbe poi essere affrontato in un ulteriore percorso focalizzato su questo aspetto, però appunto per uscire dal problema alimentare non è necessario affrontare le cause o i possibili fattori che hanno predisposto. Infatti. Allora, c'è una domanda per la nutrizionista. Mia figlia quindicenne segue un piano alimentare concordato con una nutrizionista, ma nei periodi di chiusura totale in zona rossa, oltre a essere molto spaventata, non riesce più nemmeno a seguire il piano, regredendo rispetto ai piccoli passi che era riuscita a fare. Come possiamo aiutarla in casa? Ecco, sì, quello che può succedere in fasi come questo è che stiamo vivendo, quindi la zona rossa, possono sicuramente esacerbare delle ansie preesistenti. Il ruolo supportivo dei genitori torna a essere la pianificazione, l'empatia nell'affrontare insieme il problema. Quindi provare a ragionare insieme alla vostra figlia proprio sulla pianificazione dei singoli pasti senza insistere con lei può essere per esempio un primo passo da fare insieme, e poi cercare di farle fare appunto almeno i pasti principali, se riesce anche un accenno di spuntino proprio per mantenere la struttura alimentare della giornata. Questo potrebbe essere già molto importante. Okay, grazie Cristina. Luna chiede: non affrontare le cause o i possibili fattori che hanno predisposto il disturbo non rischia di portare ad una recidiva? Franzini, sì, riprendo io perché appunto ho risposto parzialmente a questa domanda. Allora, in realtà appunto noi affrontiamo nella fase finale della terapia il rischio di ricaduta e facciamo abbiamo proprio delle strategie per affrontare questi aspetti, che sono dei piani di mantenimento a breve e lungo termine, in modo che la persona possa continuare a lavorare anche al di fuori di un percorso terapeutico e ad applicare le strategie che ha imparato per uscire dal problema alimentare. Quindi no, le ricerche ci dicono che non affrontando appunto questi fattori non c'è questo rischio. Poi naturalmente, come dicevo prima, se una volta usciti dal problema alimentare certi aspetti dovessero risultare comunque degli aspetti di sofferenza meritevoli di attenzione, si potrà ovviamente intraprendere un percorso più focalizzato su questi temi, ma appunto per uscire dal problema alimentare questo non è necessario. Sì, oltretutto, come specificava la dottoressa Ranzini, c'è proprio una parte del protocollo di cura, che è la parte finale, dove l'obiettivo è esattamente quello di prevenire le ricadute e identificare i campanelli d'allarme per eventualmente poi riconoscere una scivolata che non è una ricaduta, no? Quindi un evento occasionale, una perdita occasionale di controllo sull'alimentazione, piuttosto che magari non seguire un piano alimentare sporadicamente, non va configurato come una ricaduta. Questo è anche importante. Allora, abbiamo tempo per rispondere anche a Paola. Buonasera, mia figlia soffre di bulimia nervosa, è in cura con farmaci e terapia psicologica, ma i suoi momenti di eccessiva alimentazione anche durante il giorno non accennano a diminuire. Il peso aumenta e noi siamo sempre molto preoccupati.
spesso esce e si compra cibo di nascosto. Martina, vuoi rispondere a questa domanda? Che in realtà è, come dire, una condivisione. Sì, c'è una condivisione di una loro preoccupazione che è anche normale che ci sia, perché comunque avere, come hanno messo in evidenza anche i genitori durante l'intervista, avere un familiare con un problema alimentare è proprio un qualcosa che si cade addosso, è un po' un mondo che ti crolla, quindi non è facile stare col problema, e si vorrebbe fare, come diceva anche il padre che abbiamo visto. Cioè, quello che adesso non so che tipo ovviamente di terapia sta facendo, o quello che possono fare loro, nonostante la preoccupazione, è quello di appunto stare, cercare di esserci, supportarla nonostante le difficoltà, perché si tratta, in qualsiasi tipo di percorso per la cura di un disturbo alimentare, è un percorso molto faticoso. Noi spesso utilizziamo con le pazienti un po' la metafora della montagna, come se ci fosse una montagna da dove scalare, e ovviamente scalare è molto impegnativo, e la guarigione è un qualcosa che tu non vedi neanche all'inizio, ma ti devi impegnare senza quasi sapere come sarà. Quindi cioè, questo è quello che mi viene un po' da consigliare. Possono nel caso cercare di parlare con la figlia, vedere, cioè cercare di farsi condividere un po' in maniera empatica le sue preoccupazioni, se ci sono, in cosa possono essere di supporto, anche se possono in qualche modo essere di supporto riguardo, non so, degli stimoli alimentari presenti in casa, perché per esempio molto spesso avere degli stimoli alimentari in casa possono poi anche accentuare le perdite di controllo. Tutto ovviamente concordato e condiviso con la famiglia, e mi viene da dire anche con i curanti, ovviamente se la figlia è d'accordo. Però mi sento di empatizzare con la loro preoccupazione, perché è normale che ci sia. Sì, infatti, senz'altro. Cioè, sono delle preoccupazioni che arrivano spesso all'attenzione clinica, arrivano spesso a noi. Antonella invece chiede: in base alla vostra statistica, quali sono i tempi di guarigione o miglioramento? Sono 3 anni che mia figlia segue una psicoterapeuta ed ora anche una nutrizionista, ma non vedo grandi miglioramenti. Come capire se è seguita nel modo giusto? Essendo maggiorenne non riesco a interagire. Allora, in realtà ci sono un po' due focus all'interno di questa domanda. Un po'... cioè, uno è sicuramente relativo alla durata del trattamento, l'altro più legato a come capire se è seguita nel modo giusto. Quindi rispetto al trattamento, quello che noi applichiamo, che la terapia cognitivo-comportamentale migliorata per i disturbi dell'alimentazione, abbiamo una durata che può andare dalle 20 alle 40 settimane. Quindi in linea di massima la durata è questa, è un lavoro che viene svolto per obiettivi, suddiviso in 3 passi o in 4 fasi, a seconda che sia in una condizione di sottopeso o di non sottopeso la persona. In ogni caso ogni step del trattamento ha degli obiettivi esplicitati, condivisi con i pazienti, e laddove ci sono delle figure significative come i genitori vengono esplicitati anche appunto a loro. In linea di massima sono queste le tempistiche, fermo restando che laddove si necessita, non so, di un intervento un po' più prolungato su alcune fasi, ecco, ci può essere un grado di flessibilità in questo. Come capire se è seguita nel modo giusto era il tema che ci aveva esposto la dottoressa Tramontano prima, no? Quindi come riconoscere che questo è il contesto di cura o quell'altro è il contesto di cura più adeguato per la cura del problema di mia figlia, di mio figlio. Prego Martina. E come dicevo prima, per riconoscere un po' il contesto più adeguato, il consiglio è di rifarsi a dei trattamenti la cui efficacia è stata dimostrata da studi rigorosi. Ecco, questo ci permette un po' di orientarsi, perché ovviamente se degli studi hanno dimostrato che è efficace, diciamo, i genitori possono anche essere tranquilli di star andando verso il percorso, cioè un percorso di tipo adeguato.
Poi credo che sia fondamentale quello che diceva anche la dottoressa Zagarese dell'equipe multidisciplinare, perché sicuramente la parte psicoterapeutica è fondamentale, però è un tipo di disturbo che coinvolge anche altri aspetti che devono per forza essere trattati. Quindi è necessario che ci siano più figure professionali e che in un certo senso facciano parte anche della stessa equipe, in modo che si possa lavorare come una squadra in cui poi possono essere coinvolti anche i genitori qualora possano diventare una risorsa, perché molto spesso il poter collaborare con dei professionisti che seguono il tuo stesso percorso, quindi danno le tue stesse indicazioni, è anche più utile per la paziente, che si può trovare anche un po' spaesata ad avere indicazioni diverse da professionisti diversi. Quindi credo che i tre aspetti fondamentali siano tutti i professionisti che comunque condividano un approccio teorico alla base del percorso e poi cercare appunto dei trattamenti di cui è stata dimostrata l'efficacia. Questo poi i contesti di cura del tipo intensivo, ricovero, individuale, quello saranno poi i curanti a stabilirlo, che di solito si fa comunque prima una valutazione, a seconda anche della gravità sarà poi il professionista ad indicare qual è il tipo di contesto più adatto. Certo, quindi il livello di assistenza sì, più adeguato a seconda delle esigenze del singolo, quindi senz'altro se c'è una condizione di sottopeso molto importante, il livello di assistenza necessario è il ricovero. Se invece siamo ad un livello di gravità moderato, quindi un indice di massa corporea sotto il 17,5 e dentro il 15, il regime del day hospital, centro diurno, può essere adeguato. Se siamo sopra il 17,5 l'indice di massa corporea, anche il contesto ambulatoriale può essere il livello di cura sufficiente e adatto. Rispondiamo all'ultimissima domanda che arriva da Elisa. Abbiamo appena intrapreso un percorso alimentare con nostra figlia che ha chiesto espressamente lei, essendosi resa conto del problema. Inizieremo anche con lo psicologo. È giusto che io la segua se ci sono mancanze o deve seguirlo da sola il percorso? Allora sì, qua riprendo un po' quello che è stato detto questa sera e che hanno espresso un po' anche i genitori nella video intervista, nel senso che per il tipo di terapia che proponiamo noi, la terapia è una terapia individuale, quindi viene seguita direttamente dalla persona che soffre di un problema alimentare con il coinvolgimento dei genitori affinché possano essere una risorsa. Nel caso in cui la persona è minorenne lo si fa di default, nel caso in cui la persona è maggiorenne deve esserci il suo consenso. In generale, anche se è minorenne, comunque lavoriamo insieme per capire eventualmente se non vuole coinvolgere i genitori, quali sono i motivi e ci ragioniamo. Però sicuramente noi proponiamo una terapia individuale con un coinvolgimento in modo che si possa essere di aiuto. Ok, grazie mille a tutte voi, ringraziamo anche i nostri uditori che hanno partecipato numerosissimi a questo evento, sono rimaste in sospeso delle domande, ci occuperemo di rispondervi attraverso delle video risposte che troverete poi pubblicate all'interno della nostra pagina Facebook. Quindi sicuramente daremo risposta anche a chi ha scritto per ultimo. Quindi nei prossimi giorni troverete le video risposte a queste domande e troverete anche la registrazione del webinar di questa sera. La nostra pagina Facebook, vi ricordo, è Cliniche Italiane di Psicoterapia Milano Navigli. Grazie ancora a tutte voi, a tutti i nostri uditori e buona serata a tutti.